ragazzi, io sono Poco Gamers, io sono Zucchi. E io sono Ryoza. Che bel ritorno. Questo è un ritorno inatteso. Siamo qui infatti 2 anni dopo su Dream League Soccer versione 2021. Allora, sistemiamo la squadra che avevo messo qualche riserva perché erano stanchi la partita di prima. Allora, come vi ricorderete, l'altra volta abbiamo provato sto gioco perché avevamo trovato il nuovo Castolo. Oggi, raga, abbiamo addirittura gli eredi di Castolo, perché ho 2 attaccanti che si fanno carico della squadra e mi salvano il fondoschiena ogni partita. Per cui, se volete vederci ancora a portare questo gioco, lasciateci un bel commento, spolliciate questo video e condividetelo ovunque, raga. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanella, così non vi perderete più nessuno dei nostri contenuti. Ma adesso, banda alle ciance, ciance alle bande, e andiamo a giocare questa partita. Ecco la mia formazione. Io voglio la Longobarda, però io. Non c'è purtroppo. Tra l'altro mi sa che hanno tolto anche la cosa per mettere loghi e maglie delle squadre reali. Male. Già tanto che c'è uno che si chiama Jorginho. No, quello è Jorginho. Ah, è Jorginho. Sì, praticamente quando inizi il gioco ti fa scegliere un calciatore. Io ho scelto lui per avere a centrocampo un regista. Così, Solanke è uno dei 2 eredi di Castolo. L'altro è Hilton. Guardatelo. Guardate come perde palla. Ma la recupera. Ed è proprio lui che la butta fuori. Proprio come Castolo, uguale. OP, OP. OP proprio. Ma noi non ci arrendiamo. Di nuovo verso Hilton. Perché lui è un guerriero. Guardatelo. Guardate come mette in mezzo la palla per il difensore. Rio, è che sei emozionato. Se sei concentrato giochi meglio. Grazie. Anyway, per chi non l'avesse ancora capito, è un gioco di un simulatore di FIFA praticamente. Praticamente sì, è come FIFA. Cioè i giocatori, c'è il calciomercato, controllate tutti i giocatori in tempo reale. Ci sono 3 tasti, B per il passaggio in alto terra, C per quello alto, A per i tiri. Dovresti su... Sì, per usare il joypad. Sarebbe ancora più comodo. Però si gioca bene anche da smartphone, raga. Ve lo posso dire, ormai lo sto provando da tanto. E si gioca discretamente anche da smartphone. Vediamo un po' che Solanke era invidioso. Sì, una delle cose più divertenti che ho letto nel Play Store di recensione. Che cosa? Metto una stella perché non c'è la telecronaca in italiano. È l'unica cosa che mi fa piacere non ci sia. Già, ve lo immaginate, caressa, tipo... Oh, così, no, no, vi prego, meglio in inglese, praticamente. No, regalo palla all'avversario. Io vorrei la telecronaca fatta da Pizzul. Da Pizzul, oddio, no. Ti prego. Una palla incredibile. Ti prego. Sarebbe epico, Rio. Sarebbe epico. Boh, io vado controcorrente. Non mi ha mai esaltato Pizzo con la telecronaca. Perché no? Ma questo portiere tutte le prende. No, questa qua era fuori. Toretto sono gli eredi di Castolo. Io con Castolo in PES, raga, la buttavo sempre fuori. Non c'era verso. Il mio era leggendario al contrario. Tutti quelli degli altri segnavano, il tuo. Esatto. Esatto. Keeper opts to throw this one out. The defender regains possession. Dai, però adesso bisogna cercare di fare un gol, perché questi stanno difendendo anche benino. Eccoci dopo lo spot, come in partita, no? Fine primo sì, tempo, sì, a parte sì, il super spot, eccetera. Vediamo un po' poi così. No. Sanno quello che devono fare. Schifo, come sempre. Sai che io ho ripreso il secondo tempo, avrei attaccato sempre dall'altra parte. LOL. Ma perché io ho problemi col calcio. Ma non col calcio in generale, con i videogiochi di calcio. Mi dimentico sempre che a fine secondo tempo devo andare dall'altra parte. Oh, superiamo tutti quanti i passaggi. Sto facendo una pessima figura. L'emozione della telecamera. Io però
queste cose. Ok, questo è bello. Fanno, questo dai, è bello. Dai, questo dai, è bello. Dai, questo è bello. Questo è bello. E la tira fuori, non è possibile. Facciamo una sostituzione che Taverniera mezzo morto. Ah, stupendo. Ce la farà Rio a fare un gol? No, c'hanno il piede a banana più del solito oggi. C'è il tu che sei l'allenatore che è disperato. Ma cosa hanno oggi? Sono peggio del solito. Hanno perso quel briciolo di talento che avevano. Ho sbagliato nettamente, ma Solanchi! Basta, fuori Solanchi, basta, hai rotto. Hai fatto schifo, a porta vuota no. beh, arbitro, buttalo fuori. Sono giallo, dai, cioè guardate raga, guardate cosa fa, come fai a dire sono giallo? Era un omicidio. Mettila che era giallo. Cos'era quella punizione? Me lo spieghi? Passaggio. Cos'era? Un passaggio. Meraviglioso, Rio, guarda. Some safe passing from this team. Allora. Proviamo a ragionare un po'. Ragioniamo male. Ma quello era Bentancur. No, ma che Bentancur? Ma che Bentancur? No, il nome, mi è sembrato di leggerlo. Non mi sembrasse. Manca poco. Dannazione. Mi sa che non ce la facciamo. Vediamo un po', proviamo a lanciare subito. Lanciato male. Purtroppo la fretta è cattiva consigliera. 7 minuti di recupero. Cosa? Mai visti. Questi stanno difendendo bene, però, maledetti. Niente. E finisce così, 0-0. Al solito, quando si parla di Castolo, Rio fa brutta figura. C'è niente da fare. Però uomo parita Solanchi per gli avversari, però. Perché 9 tiri, di cui solo 3 in porta, parliamone. Cioè, OP. Il piede storto. E niente, raga, il gioco è questo. Speriamo che vi sia piaciuto. Come detto, abbiamo provato la versione precedente un paio d'anni fa. Se volete vedere altri video, se volete giocare con noi, fatecelo sapere nei commenti. Qualcosa che dirì io che sclera male Renka. Non so se ci siano ranking. Nell'online sì, ma non lo sto ancora facendo perché c'è una squadra di scappati di casa. Ho iniziato tipo qualche giorno. No, l'unico è Giorginio, gli altri sono tutti scarsoni. Vabbè, ma Solanchi di solito segna. Cioè, scusatemi, per capire. Da qui. Cioè, c'ho Hilton che ha fatto 9 gol in stagione. Solanchi ne ha fatti 6. Quindi, comunque sia, come vedete, sono fra quelli che hanno segnato di più del campionato. Non è che sono sempre così scarsi. Hilton ha anche 6 assist. Cioè, è proprio che non avevano voglia perché non sono abituati alle TV. Sono talmente scarsi che già non hanno pubblico allo stadio. Quando c'è la TV, oh mio Dio! Ciao mamma, sono in TV! Esatto. E niente, raga, il gioco è questo. Fateci sapere di nuovo cosa ne pensate. E prima del prossimo fantastico video sul nostro canale, Zucchi mi invita. Seguici su tutti i nostri profili social che troverete nel link in descrizione. Iscrivetevi al nostro server Discord, iscrivetevi al canale, condividete, mettete mi piace, attivate la campanella. Supportateci con tutte le stazioni, fateci sapere se volete vedere anche a me alle prese con questo gioco che io... Magari ci facciamo un amichevole uno contro l'altro. Mai PES, nulla, non ho mai fatto niente di questo genere. Possiamo giocare anche l'uno contro l'altro, certo. E niente, ci vediamo alla prossima. Alla prossima! Ciao! Non si chiude il video prima della fine, qua! Dobbiamo far crescere la famiglia dei Ciocomini! Qui in alto vedrete noi e Bocco in versione mignon. Cliccando su di noi e attivando la campanella non vi perderete mai più i nostri video! Fate conoscere i Poco Gamers a tutti i vostri amici e lasciateci un like e un commento per dire la vostra! Grazie per essere arrivati sin qui nonostante i due. Ci vediamo qua! Alla prossima!